il fidanzato o il compagno. Le donne sono anche uccise da parenti stretti, figli, fratelli o genitori, persino da amici e colleghi di lavoro e nello sport. Nessuna età della donna è risparmiata dalla violenza. La violenza contro le donne è quotidiana e a molte facce. Le donne intervistate raccontano di violenze fisiche nel 20% dei casi, come minacce, spintoni, schiaffi, calci e morsi, contusioni per mezzo di oggetti. La cronaca ci sconvolge con le storie di donne sfregiate con l'acido. Quanto alle violenze sessuali, le ha subite il 20% delle donne. Un terzo di loro ha subito un tentativo di stupro o uno stupro vero e proprio, mentre due terzi ha dovuto sottostare a gesti meno gravi, ma diffusi, come baci, palpeggiamenti e abbracci indesiderati, che sono anch'essi reati sessuali, passibili di denuncia. Molto a rischio sono oggi le donne migranti, intrappolate in forme di schiavitù sessuale dal fenomeno criminale della tratta. Comune a tante storie di violenza domestiche, oltre alle botte, sono la violenza psicologica, le molestie, lo stalking, o i soprusi e le umiliazioni, e la violenza economica, a cui i figli sono costretti ad assistere, con gravi ripercussioni per la loro integrità psicologica. Ma oggi, anche grazie alla Convenzione di Istanbul, ratificata dall'Italia nel 2013, abbiamo nuove leggi, centri antiviolenza e case rifugio, dove professionisti e operatrici preparate sostengono le donne nella denuncia, con programmi di protezione